Intanto benvenuti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati con questo nuovo video, bentornato a me che sono mancato sul canale per un bel pezzetto e finalmente torniamo con un nuovo video, buon anno, non ci siamo fatti ancora gli auguri, comunque torniamo con un video che esula un po' dal contenuto classico perché non siamo davanti a un contenuto legato ai videogames, bensì legato alla fotografia, è un argomento che vorrei un po' trattare in maniera sempre più frequente sul canale, fatemi sapere con un pollice in su, un commento se vi potrebbe piacere l'idea. E visto che comunque sia su Instagram che sui miei social mi chiedete spesso pareri su foto eccetera, ho pensato appunto di poter sfruttare questa occasione per farci anche un video e sentire anche il vostro feedback. Dunque, iniziamo quindi questo video, questo primo video su questa categoria, diciamo con un editing, vi mostro un po' come modifico generalmente le mie foto, in realtà ogni foto ha un processo suo diverso, differente perlomeno per me, e vi mostrerò insomma come ho editato io questa foto, che è quella che ho impostato come profilo social, diciamo per il 2017, perlomeno per il momento, e vediamo insomma cosa viene fuori, che ne pensate. Iniziamo dalle basi, insomma il programma che utilizzerò si chiama Adobe Lightroom, che è un'estensione, tra virgolette, chiamiamola così, di Photoshop. E andremo a modificare questa foto che è un formato abbastanza pesante, è in RAW, per chi magari potrei anche fare un video per spiegare anche le basi della fotografia. Comunque come vedete qua in alto abbiamo tutti quanti i dati della foto scattata a ISO 100 con un 50 mm, apertura f2 a un sessantesimo di secondo. Allora, la foto come vedete è abbastanza piatta, diciamo, per il momento, cercheremo di dargli un po' più di vita e di concentrare l'attenzione dell'osservatore, insomma, sul volto, diciamo, cosa che è abbastanza frequente nei ritratti, cosa che è questa foto. Dunque, iniziamo qua, come vedete c'è tutto quanto il nostro tavolo, insomma, con tutte quante le operazioni che possiamo fare, e inizierei dal white balance, che non è male, però forse lo alzerei un pelino un po' più di giallo, ok? E la tinta forse la potremo portare leggermente verso un violetto per dare un po' più di atmosfera, ma giusto un pelino. Ok, l'esposizione, l'immagine come vedete è abbastanza buia, era piena notte, di Capodanno peraltro, quindi l'alziamo un pelino l'esposizione, ma non troppo, forse così, ecco, così va bene. Il contrasto per il momento lo lasciamo così com'è. E prima di toccare luci e ombre andiamo subito a modificare la chiarezza, che alzandola praticamente schiarisce già di per sé l'immagine. Come vedete i bianchi sono più bianchi. Per vedere cosa state facendo alzate sempre tutto al massimo e poi diminuite al massimo, così vedete qual è l'effetto che vi piace di più. Mi piace soltanto dargli un po' un pelino, insomma non tantissimo, per dargli un po' più di carattere, ecco. E esalta anche molto più i dettagli, la chiarezza. E cosa che appunto mi piace molto per i ritratti. Dunque, adesso come vedete già le luci sono cambiate, le ombre sono cambiate, quindi adesso a questo punto possiamo andare a modificare, perlomeno questo è il workflow che seguo io, possiamo andare a modificare luci, ombre, bianchi e neri. Dunque, le luci come vedete sono abbastanza buone, possiamo forse abbassarle un pelo, come notate si modifica principalmente la luce del fuoco d'artificio, quindi potremmo forse abbassarla un pelo per non essere troppo accecanti, ecco, e alzerei un pochino le ombre, ok. Poi i bianchi e i neri forse potremmo scurire un pelo i neri. Sto premendo Alt e insieme al cursore del mouse, praticamente così vedete quando andate insomma a operare eccessivamente, e così appunto dovremmo esserci. Adesso la vividezza o la saturazione, io aumenterei un po' la vividezza di un bel po' in realtà, ma abbasserei un po' la saturazione, non vogliamo essere insomma troppo invadenti i colori, quindi così potrebbe essere una soluzione che mi piace. Bene, adesso la curva di viraggio, che è per me una delle parti essenziali dell'editing. Già soltanto modificando il canale RGB, quello che ho io, ma potete anche modificare singolarmente i vari colori. RGB sarebbe red, green, blue, ok, scusate sono un po' dislessico, rosso, verde, blu, insomma, in sostanza, e questo modifica tutti insieme, oppure potete andare a modificare la curva di ogni singolo colore. Io generalmente uso la curva RGB. Quello che diciamo è comune fare per avere quell'effetto tra virgolette un po' Tumblr, un po' hipster eccetera, è praticamente alzare la parte bassa di questa curva. Non userò linguaggio tecnico, uno perché non sono un fotografo esperto e
quindi userò insomma un linguaggio piuttosto banale in modo che sia anche comprensibile da parte di tutti. Comunque ho aggiunto dei punti di ancoraggio così in tutta la curva, come vedete il punto praticamente di intersezione tra le righe sono i bassi, le ombre, insomma i mezzi toni eccetera. Andiamo a modificare proprio i colori più scuri, che vedete è la parte predominante dell'immagine, e per avere quell'effetto, come vi dicevo, i Tumblr hipster, sostanzialmente quello che andremo a fare sarà alzare e ridurre le ombre. Come vedete, esagerando, insomma, vedete che praticamente portandolo indietro scompaiono, diventa tutto quanto più tendente al grigio. Noi vogliamo fare una via di mezzo, diciamo così, potrebbe essere forse anche già eccessivo, e così, ok, così potrebbe andare bene. Abbassiamo un pelino qua, ok, per riportare un po' di contrasto, e potremmo, adesso non lo farò perché in questa foto specifica non serve praticamente a nulla, però in genere per si aumentano anche e praticamente gli highlights, come si chiamano in inglese, i chiari, praticamente i colori chiari. Però qua vedete che i colori chiari sono soltanto qua sulla luce praticamente, quindi se vado a modificare si modifica solo quello, non ha molto senso modificare in questo caso quel parametro lì. Comunque, come vedete, c'è una grossa differenza da come eravamo prima. Se volete vedere la differenza, eccola qua, e già così ha molto molto più carattere. Ok, siamo al momento, qua abbiamo il pannello su tutto, qui ci sono tutti quanti i colori, tonalità, saturazione, luminanza, e la tonalità praticamente potremo modificare i vari colori, come vedete, e spostarli nelle varie tonalità. Ad esempio il rosso posso modificarlo in modo che sia più tendente all'arancione o più tendente al viola, l'arancione idem, più tendente al verde o più tendente al rosso, eccetera, con tutti quanti i colori. Come vedete, comunque c'è lo slider molto intuitivo. Noi la tonalità non andremo a modificare, ma andremo a modificare la saturazione e la luminanza. La luminanza praticamente, come è abbastanza intuibile, varia la luminescenza praticamente dei vari colori. Se io adesso guardate il rosso qui del cappello, se io porto giù il rosso, il cappello si scurisce, tutto il rosso si scurisce, se lo porto su si schiarisce, ok? Abbastanza semplice. Saturazione, quindi alziamo un pelino i rossi, ma non troppo, perché come vedete anche la faccia mia è alquanto rilevata come rossa e ho il naso effettivamente rosso. Poi alziamo l'arancione, lo stesso ma non tantissimo, perché lo stesso anche la faccia è abbastanza associata al colore arancione. I gialli, in realtà no, l'arancione lo portiamo giù, non mi piace, ok. Poi i blu e il viola, che sono i colori praticamente dei fuochi d'artificio, quelli che danno maggior atmosfera. Il viola, ok, questo viola ci sta molto bene, e il magenta anche potremmo dare una punta. Generalmente il magenta è un colore che soprattutto nelle fotografie, insomma, relativa a paesaggi, vado sempre a abbassare al minimo per ridurre le aberrazioni cromatiche, però in questo caso insomma c'è il viola qui che è una buona componente con il magenta del colore del fuoco d'artificio, quindi diciamo che la lasciamo lì. A questo punto la luminanza potremmo vedere come si modifica abbassando un po' nel blu e nel viola. Sì, forse la abbassiamo così, potrebbe starci molto bene. E adesso abbiamo la divisione del tono, split toning cosiddetto. Praticamente in questo modo andiamo ad operare il colore soltanto nelle luci o soltanto nelle ombre. Se io ad esempio qua aggiungo un arancione, un giallo, e aumento la saturazione, tutto ciò che andrà a essere interessato sono soltanto le luci. Adesso qui ci sono poche luci, quindi non potrete praticamente vederlo, facciamolo sugli scuri. Adesso guardate, introduco dei gialli, degli arancioni, dei toni gialli, dei toni caldi insomma alle ombre. Guardate, vedete, va a modificarsi praticamente tutta l'immagine, perché in questo caso sono le ombre l'aspetto predominante, però in questo caso diciamo non ci interessa particolarmente. E alziamo un po' la nitidezza, come vedete lì c'è un pannello diciamo di ingrandimento che vi fa vedere anche il rumore, quindi se aumentate tutto, come vedete, poi compare il rumore e non lo vogliamo in generale. E in questo caso appunto aumentiamo la nitidezza affinché non iniziamo a intravedere un po' di rumore, lo lasciamo lì proprio al minimo sindacale. Ok, a questo punto il grosso è fatto, le modifiche insomma generali sono fatte. Adesso, essendo un ritratto, abbiamo detto all'inizio, vogliamo concentrare l'attenzione dell'osservatore sul volto.
per fare questo, come possiamo fare ulteriormente? Già è abbastanza ben realizzata l'immagine, nel senso che il fuoco è centrato naturalmente sul volto, la composizione stessa potremmo forse ritagliarla un pelo in modo che l'immagine sia proprio centrata sul volto, così che almeno sia proprio quello il centro dell'immagine. E allo stesso modo appunto possiamo fare questo che mi piace molto, utilizzare il filtro radiale. Adesso naturalmente ce ne avevo già uno vecchio praticamente di un altro editing, comunque in questo modo adesso guardate cosa succede qua, diciamo tutto quanto a zero, torniamo al nuovo, ok, invertiamo la maschera, se premete O noterete quello che state andando a modificare, stiamo andando a modificare proprio l'interno, però in realtà ho sbagliato, non volevo dire inverti maschera. Se premiamo O andremo a modificare tutto tranne il volto. Cosa facciamo con questo? Andremo a ridurre al minimo la nitidezza in modo che creeremo un ulteriore effetto sfocato. Come vedete, se porto giù tutto resta tutto estremamente più sfocato e rimane in focus soltanto il mio volto. Quindi, come vedete adesso, è tutto quanto ulteriormente sfocato, non eccessivamente sfocato, ma il mio volto rimane ben nitido e visibile. Continuiamo adesso l'editing, perché il rosso del cappello è qualcosa che mi attira molto, insomma dà quel tocco di colore in più naturalmente, e per farlo esaltare diciamo utilizzeremo il pennello. Prima di farlo ciò però, ok, andremo a ingrandire qua sulla tavola così da vedere bene quello che stiamo facendo. Anche qua potremo usare la maschera automatica, ridurre o diminuire le dimensioni del pennello. Quello che andremo a fare, premendo O vedremo sempre quello che staremo operando praticamente, andremo proprio a pennellare sul cappello in modo da selezionarlo tutto quanto, perché una volta che avremo completato diciamo questa operazione, quello che andremo a fare sarà aumentare la saturazione soltanto di questa area selezionata, quindi andremo praticamente a rendere più vivaci i colori del cappello e soltanto del cappello, senza modificare il resto dei colori. Ed è una cosa appunto, ricordatevelo sempre, perché quando avete qualcosa che volete esaltare all'interno della vostra composizione e non volete magari modificare il resto perché siete arrivati a una conclusione, diciamo un punto che vi convince, che vi soddisfa, ricordatevi di questo strumento perché è vitale. Bon. Direi che è selezionato piuttosto bene, la parte qui è totalmente nera quindi non ci interessa. A questo punto leviamo, vediamo come andiamo a operare, saturazione la boostiamo, non eccessivamente, come vedete qui è più visibile la modifica, dopo non vogliamo che sia troppo accentuata, ingrandiamo così almeno abbiamo un'idea migliore, c'è questo giallognolo, ok, quindi facciamo così, la temperatura la portiamo a zero, ok. Direi che così potrebbe essere una soluzione accettabile. Come vedete quindi, premendo su questo bottone, diciamo, vediamo il prima e il dopo della modifica e diciamo che è una buona modifica che abbiamo apportato. Ultima modifica che andremo ad apportare è, essendo un ritratto appunto, gli occhi sono estremamente importanti. Adesso io ho delle occhiaie veramente fenomenali e che si possono naturalmente modificare con tutti quanti degli stratagemmi, insomma, che servono a rendere più omogenea il colore della pelle eccetera, ma a me non interessa. Quello che andremo a fare però sarà rendere maggiormente vividi anche gli occhi. Per fare questo andremo a selezionare sempre il pennello, anziché andare come effetto personale andremo a selezionare miglioramento iride, e come vedete ci sono varie selezioni, anche sbiancamento dei denti ad esempio, se c'è un sorriso nel ritratto, molto molto utili, insomma, che vi modificano direttamente loro i parametri qua di chiarezza, saturazione, esposizione eccetera, senza che andate a farlo voi manualmente, altrimenti chiaramente potete farlo voi tranquillamente se preferite farlo voi manualmente. Comunque quello che andremo a fare sempre con lo stesso sistema di prima, andremo a pennellare sopra all'occhio e questo, come vedrete, servirà a rendere tutto quanto più chiaro, più vivido come vi dicevo, e dare più vita insomma all'occhio. Generalmente si usa soltanto per l'iride, però io, come vedete, lo sto spennellando un po' su tutto l'occhio senza farci troppa attenzione. E un'altra cosa che potrei fare è
visto che la modifica dei colori ha portato le labbra a essere particolarmente rosse insieme al naso, probabilmente l'ultimissima proprio cosa che farò, comunque già vedete c'è una grossa differenza rispetto a prima, sarà aggiungere un altro. Che diavolo succede? Ah sì, c'è la cosa, ok, c'è la... è rimasto la modifica. Ok, inverti maschera questa volta, quindi selezioniamo soltanto il mio volto, ridimensioniamo ancora il pennello, voglio che sia veramente soltanto il volto, perché il cappello abbiamo detto ci serve quel rosso accentuato. Quello che faremo adesso sarà andare a diminuire un po' la saturazione per ridurre quel rosso che appunto si era andato ad accentuare modificando la temperatura generale con i colori generali. Quindi chiudi, adesso direi che abbiamo raggiunto il nostro risultato finale. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se vi potrebbe piacere una continuazione di questa serie con anche magari video direttamente sul campo, su come faccio io magari a fare delle foto, cosa scatto, con cosa, potrei fare del video sull'equipaggiamento che utilizzo e altri tipi di editing. Vi faccio vedere adesso questo, un ritratto con questo stile un po' vintage, un po' hipster, così Tumblr. Potrei farvi vedere come modifico i paesaggi, che diciamo sono le foto che faccio principalmente. E comunque datemi dei spunti qui sotto nei commenti, li leggerò sempre tutti, altrimenti fatemi delle domande se ne avete anche sui miei social, Instagram e Twitter, sempre @guagna_frank. Un saluto a Mr. Frank, comunque ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video.